Cara SSC Napoli, ma voi in conference ci volete andare? Perché onestamente io non sto vedendo questa grande convinzione nel voler prendersi la conference o un posto in Europa in generale. Signori, eccoci qua. Bentornati sul canale, benvenuti se siete nuovi. Questo è il video delle pagelle di Udinese Napoli 1-1. Non sapete quanto ho voglia di fare questo video, sì, proprio. Mamma. Una voglia veramente incredibile. Vi avviso già, a parte che abbiamo soltanto lo screenshot del gol subito da vedere, poi per il resto basta perché non è che ci sia stato tutto sto granché ieri. Saranno pagelle un po' sbrigative, onestamente, perché tanto dobbiamo sempre dire le stesse cose, perché purtroppo quest'anno bisogna ripetere sempre le stesse cose. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita. Abbiamo superato i 3300 negli ultimi giorni e vi ringrazio veramente tanto per questo traguardo. Adesso andiamo spediti verso i 3500 e attivate poi la campanella, mi raccomando, che così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, andiamo a vedere lo screenshot del gol subito. Eccoci qua, siamo al 91esimo. Palla a Camarà che si trova qui, come potete vedere. Allora, andiamo a vedere gli accoppiamenti. Di Lorenzo sta su Samardzic. Rachmani sta su Davids. Østigard sta su Success. Olivera sta su Christensen. Abbiamo poi sotto Politano che tiene d'occhio il loro numero 2. E poi abbiamo Lobotka, Anguissa, Traoré e Ngonge. E Simeone sotto. Ok, ora che succede? Camara passerà la palla a Christensen. Spero che si veda nel video perché è un po' sottile come linea. Che succede? Olivera tiene tutti in gioco. Davids e Success sono abbondantemente in fuorigioco, però ci sta, cioè sono oltre i nostri centrali. E Olivera, stando più dietro, tiene in gioco tutti quanti. Quindi palla che arriva sull'out di sinistra nostro, quindi arriva dalle parti di Olivera. E arriviamo a questa situazione. Christensen, che è sicuramente più alto di Olivera, va a colpire di testa e mette questa palla dentro l'area. Olivera, diciamo che si fa saltare un po' con un po' troppa facilità perché non accenna neanche a saltare, cioè sta proprio lì fermo. Che si guarda questo bestione alto 3 metri sovrastarlo di testa. Dico, almeno provarci, no? Guardiamo di nuovo le coppie che si erano create prima. Allora, Di Lorenzo sta su Samardzic, come sempre. Rachmani, Davids sta qua, no? Sta qua. Rachmani sta qua. Qual è il problema di questa situazione, ragazzi? Secondo me è sempre, poi io parlo sempre da ignorante, questo deve essere, cioè è sottintesa sta cosa. Allora, il problema secondo me, sapete qual è? È il 29, che è Bisciol, che secondo me ha un po' sparigliato le carte, perché diciamo in generale si vede abbastanza frequentemente questa cosa. Nei minuti finali un centrale si stacca e va dentro l'area, diciamo, a creare scompiglio. E Bisciol questo l'ha fatto bene, perché secondo me lui, attaccando insieme agli altri, va a mandare in confusione Rachmani, perché qui Rachmani diciamo che sta marcando Bisciol, ma abbiamo visto prima che lui stava marcando Davids e Bisciol non stava marcando nessuno. Là, secondo me, doveva esserci il supporto di almeno un centrocampista. Ora, Bisciol è un altro alto 2 metri e quindi qui secondo me serviva un centrocampista fisico. Anguissa, guardate dove Anguissa sta proprio, cioè non si vede manco fra poco nella schermata. Poi il bello è che Rachmani si va a schiacciare sempre verso la porta, perché questo, diciamo, deve essere sempre il mantra di quest'anno. Invece di scappare in avanti, si scappa verso la porta. Østigard che sta davanti a Success. Poi che succede? Questa palla viaggia dentro l'area. Intanto Success fa un contromovimento perché stava andando verso la porta, poi si ferma a un certo punto e torna all'indietro. Østigard però intanto, stando davanti, non vede il difensore e quindi
continua a scappare dietro la porta e quindi la frittata è fatta perché il difensore va all'indietro, l'attaccante va in avanti, va in contrapposizione alla porta e quindi questa palla è bella facile per Success che va al tiro, poi Di Lorenzo proverà, perché diciamo Di Lorenzo ha quasi previsto il gol, ha annusato il pericolo, come diceva Calzona, e va verso la porta cercando di intercettare questo pallone, però non ci riuscirà e quindi prendiamo gol. Quindi ragazzi, il gol preso ieri è il solito gol che prendiamo, che abbiamo preso quest'anno ed è un errore non di un singolo ma di reparto. Sbaglia Olivera, sbaglia Rachmani, sbaglia Østigard e secondo me non c'è neanche il filtro del centrocampista dentro l'area. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere adesso rapidamente le pagelle. Allora, eccoci qua. Partiamo subito da Meret 6 e mezzo. Meret fa un paio di parate dove ci salva, specialmente in una, quella sul calcio d'angolo dove gli arriva questo pallone improvviso davanti e riesce a buttarlo via. Nel primo tempo fa anche quella finta su un giocatore dell'Udinese dopo un passaggio schifoso di Rachmani. E quindi nel complesso 6 e mezzo sul gol non può fare niente, quindi secondo me ieri ha fatto una partita decisamente positiva. Di Lorenzo 6 ha spinto tanto, in qualche occasione poteva anche portare a casa un gol, un assist, c'era un'azione dove poteva anche andare al gol, però gli è stata negata. È sicuramente il meno peggio, ecco, della difesa di ieri, nonostante sia ormai in fatica da non so quanti mesi, gioca sempre. È scritto sul contratto che deve giocare sempre, perché altrimenti non si spiega. Rachmani 5,5. Sui difensori ovviamente pesa molto il gol subito, come vi ho detto prima. Rachmani non stava neanche facendo così male. È anche vero che l'Udinese non ha fatto tutti sti tiri in porta. Ricordo una chiusura su Lucca nel primo tempo, poi però nel gol subito avete visto cosa ha combinato, quindi 5,5. Østigard, il peggiore in campo, 5. Østigard, ragazzi, l'ho visto proprio in confusione ieri, ma non soltanto sul gol subito, ma un po' in generale su tutta la partita. Ho visto, mi ricordo, un'azione dove lui va a regalare di testa un calcio d'angolo dove non era totalmente impensierito da nessuno. Regala poi un altro calcio d'angolo in un'altra occasione, quindi un disastro ieri sera. Sinceramente, ragazzi, Østigard non mi dice proprio niente. Io quest'estate lo cederei anche perché, sinceramente, mi sembra un difensore. Cioè, sembra poca roba. Perché poi, se tu difensore, no, sei bravo di testa, ma l'unica cosa buona che hai è il colpo di testa, allora abbiamo qualche problema. Perché un difensore, innanzitutto, dovrebbe saper marcare, dovrebbe sapersi posizionare, i contrasti. Østigard c'ha di buono solo il colpo di testa, e per un difensore è molto poco. Quindi, io sinceramente me ne libererei. Olivera 5,5. Olivera nel primo tempo era anche uno dei migliori, ha spinto parecchio sulla sinistra. Non incide tantissimo, perché a livello di passaggi chiave, a livello di cross di tiri quasi zero, però nel gol subito tiene tutti in gioco e poi si fa sovrastare di testa da Christensen, quindi il 5,5 se lo piglia. Gli avrei dato un 6, però il gol subito incide. Lobotka 6,5. Lobotka ha sbagliato tipo 3 passaggi ieri e non è roba da poco, però ha fatto tante chiusure, ha sporcato molte linee di passaggio dell'Udinese, il solito Lobotka, quindi per questo gli do il 6,5. Anguissa 5,5, Anguissa nel primo tempo era da 4, nel secondo fa qualcosina, però siamo tornati all'Anguissa che gioca tipo gli ultimi 20 minuti e ripeto, nel gol subito secondo me doveva essere lui a diciamo, occuparsi di Bigol nell'area piccola. Caius 6, Caius mi è piaciuto, ha fatto un paio di controlli orientati che ha permesso poi a Napoli di liberarsi della pressione dell'Udinese. Poteva portare a casa anche un assist perché qualcosina dentro l'area l'ha fatta. Diciamo che Caius ultimamente sta facendo benino, ecco, non esageriamo, sta facendo benino. Lindstrom 5,5, ragazzi, ripeto un po' quello che ho detto ieri sera nel post partita. Ah, tra parentesi, se non vi siete visti il post partita, lo trovate in alto nelle schede. Lindstrom gioca poco e quelle poche volte che gioca, giustamente vuole mettersi in mostra. E nel tentare questo, lui strafa. Ieri ho visto una bicicletta, una mezza bicicletta che è andata al quinto anello. Io ho visto fare cose troppo complicate. Secondo me invece doveva fare robe un po' più semplici e invece ha voluto strafare.
E per questo vi do il 5,5. Però ripeto, questa è una cosa che ripeto da parecchio. I nuovi acquisti in generale non li voglio giudicare ancora. Voglio aspettare l'anno prossimo con un allenatore serio, con un contesto un po' più tranquillo. Secondo me, Vare Nathan, Gajust e Nyström, con una nuova vita, tra virgolette, possono dimostrarsi dei giocatori validi. Quindi, questa è una pagella, un voto inerente alla partita. Non sto dicendo che Nyström è un pacco, anche perché non ci credo onestamente. Politano 6,5, fa l'assist per Osimhen. Ricordo anche un altro paio di cross che potevano essere potenzialmente pericolosi. Solido lavoro di copertura. Avete visto anche nel gol prima che lui si tiene buono. L'altro esterno, che era Ebosele, se non sbaglio, perché era entrato Ebosele nel finale. Sto vedendo che spesso Politano va sulla sinistra. Diciamo, si inverte di posizione perché in quel modo col suo sinistro può mettere dei cross molto molto interessanti. Piccola parentesi, l'assist per Osimhen arriva da un cross però fatto col destro. Col destro. Non è la prima volta che lo fa, però secondo me è giusto sottolinearlo. E Osimhen, ragazzi, 7 perché fa il gol, ma in generale, come ho detto anche ieri, Osimhen è l'unico che veramente dà il 110%, ma questa è una sua propria caratteristica peculiare, cioè lui è fatto proprio così, lotta su ogni pallone, lotta fino all'ultimo secondo e questa caratteristica mi piacerebbe tanto vederla un po' in tutti quanti, vorrei tanto vedere sotto questo aspetto 11 Osimhen, quindi per questo gli do un mezzo voto in più ed è per me il migliore in campo, anche se sul secondo gol, cioè il secondo gol annullato. Abbiamo capito che una caratteristica negativa di Osimhen è che non sa non andare in fuorigioco. 7 perché dà sempre l'anima e non si arrende mai. Ai subentrati, ragazzi, do tutti un senza voto. Gong e Simeone entrano. Allora, Simeone entra all'87esimo. Sto povero Cristo deve giocare soltanto 4 minuti a partita. E sta cosa veramente mi fa veramente pena, Simeone, onestamente. Gong è entrato poco prima, 5 minuti prima probabilmente. Ho visto 6 tocchi, quindi non posso neanche giudicarlo. Traoré, ricordo di Traoré quel tiro, c'è stato questo cutback per Traoré che però poi viene, diciamo, bloccato da un difensore. Lì potenzialmente poteva essere un gol, però nel complesso ai subentranti do senza voto. Calzona 5,5, Calzona anche ieri in conferenza stampa confermato la cosa di, diciamo, che ormai si è arreso. Si è messo a parlare del fatto che è arrivato in un momento dove si giocava ogni 3 giorni e quindi non ha avuto il tempo di incidere sin da subito. I cambi, un'altra volta, ragazzi, ha fatto 3 cambi ieri e secondo me anche un po' tardivi. E poi non capisco perché, cioè, perché devi togliere. Allora, io veramente sto seriamente pensando che in squadra ci siano i raccomandati, perché non è possibile che in una serata dove Kajus sta facendo bene, meglio di Anghissà, perché secondo me ieri sera Kajus ha fatto meglio di Anghissà, Calzona chi toglie? Kajus. Il cambio di Lindstrom lo posso anche capire, ma il cambio di Kajus onestamente non l'ho capito perché ieri ha fatto secondo me meglio di Anghissà. Comunque, Calzona ragazzi, purtroppo non ha inciso come io speravo, era anche abbastanza complicata, non me la sto prendendo con Calzona, però il fatto che continuiamo a prendere gol, quello è un dato oggettivo, cioè ragazzi, Calzona da quando è arrivato non è riuscito a finire una partita senza subire gol. Peccato, peccato perché su Calzona ci puntavo, ero convinto fosse l'uomo giusto per risollevare la situazione, poi purtroppo abbiamo capito che la situazione era talmente tragica e irrecuperabile che nemmeno lui ci è riuscito a salvarci. Quindi questo è quanto per quanto riguarda le pagelle. Voglio chiudere il video facendo una domanda alla società. Cara SSC Napoli, ma voi in conference ci volete andare? Perché onestamente io non sto vedendo questa grande convinzione di voler prendersi la conference o un posto in Europa in generale. Diciamo che sotto un certo punto di vista la risposta già ce l'ho, perché se per De Laurentiis l'Europa League è soltanto un fastidio, non voglio immaginare cosa sia la conference. Io non sto vedendo da parte della squadra questa voglia matta di voler quantomeno prendersi la conference. Diciamo che per il momento ci siamo in conference più che altro perché la Fiorentina ci ha regalato il posto perdendo a Verona.
Approfitto per dire una cosa, ragazzi. C'è un caso dove il Napoli potrebbe arrivare in conference da nono, perché se la Fiorentina arriva ottava e vince la conference, allora la nona va in conference. Quindi il Napoli, anche non volendo, potrebbe andarci lo stesso in conference. E comunque, io da parte della squadra non sto vedendo questa voglia di prendersi il posto in Europa, onestamente. E se tu in quattro partite fai 3 punti, pareggi con l'Udinese, pareggi con la Roma, perdi con l'Empoli e pareggi col Frosinone, ragazzi, sono quattro partite che non vinciamo. Io non sto vedendo onestamente questa convinzione, volersi prendere la conference. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo le pagelle, lasciando un bel like se il video vi è piaciuto. Stimo tutti quelli che si guardano questi video sulle partite quando ormai siamo veramente qui ad agonizzare. Vi stimo tutti quanti perché i video sul mercato, no, sull'allenatore è l'argomento del momento ed è anche un argomento che ti porta a guardare con un po' più di speranza nel futuro. Però chi si guarda i video delle partite ha tutta la mia stima, perché veramente ha la mia stima, ecco, solo questo voglio dire. Quindi detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre, perché quello non mancherà mai. Noi ci vediamo alla prossima e adesso sabato ci abbiamo Napoli-Bologna. Ci divertiamo sabato.